Stefano Nussbaumer adesso, che sì. Si presenta sulla vita e le opere di Giovannino Guareschi. Chi l'avrebbe detto che un giorno mi sarei trovato davanti alla RAI a fare i rischi a tutto? Cortesemente, signor Nussbaumer. Signor Nussbaumer non ha dei libri, ha una valigia di cibo. Sì, ma guarda che non dura così tanto il nostro colloquio. Diciamo che, visto che la materia è abbastanza alta, mi hanno detto porta direttamente la valigia al posto dei libri, tutto lì. La sua passione, diciamo, la musica, canto in un coro alpino. Sì. E cosa canta? Musica tradizionale, virile, tipo la Montanara. Dai. Tipo... Signore delle cime. Dai, la Montanara. La Montanara si sente cantare. Lei ama molto la geografia. Sì. Sulla scheda leggo questo. Sì, sì, sì. Mi sa dire qual è lo stato degli Stati Uniti più vicino all'Asia? L'Alaska. Bene. Nel mondo sono 14. Di cosa parliamo? I sette nani allo specchio? Nel mondo sono 14. Ah, le vette che superano gli 8.000. Bene. Ma bravo, bene. Guardiamolo da questo spezzone tratto da Don Camillo. Tenete. L'ha disegnato mio figlio Marco. Ha del talento quel bambino. Davvero. Peccato che abbia un padre così. Gino Cervi, lei sa che prima di scegliere di affidare il ruolo di Pepponi a Cervi c'erano ipotesi diverse? Sì, fu lo stesso Guareschi. Lo stesso Guareschi era stato candidato a fare Pepponi. Gli hanno fatto anche fare la ripresa della partita di calcio, che sono state le primissime riprese che hanno fatto del film. Poi lui, per parole sue, ha detto no, non vado bene perché non sono simpatico. Beh, allora la cosa più difficile, cortesemente si dovrebbe alzare in piedi, abbia pazienza, stare dove c'è il simbolo, vede per terra. Questo è il pulsante, per la prova pulsante. Se la sente? Se la sente? Certo. Certo, alcuni non se la sono sentita, sa. Prego, pronti? Schiacci. Bravo. È andata. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie. Fede. Arrivederla. Sento scemo, ecco, posso.